Ragazzi, bella a tutti. Eccoci un altro piccolo video per la serie Passione Coltelli e per questa piccola sottoserie che è poca spesa, rendimento discreto, buono. Parliamo di un coltello che avete visto qualche volta già in qualche mio video, l'ho portato così al volo senza dare delle specifiche. Perché è un coltello che io uso già da qualche tempo e mi porto soprattutto quando vado in escursione per scopi alimentari, diciamo che per quanto mi riguarda è un po' più una stoviglia che un coltello vero e proprio da escursione. Me lo porto perché ha delle caratteristiche che a me vanno ad hoc per uno scopo alimentare, visto che è un coltellino che ha buone caratteristiche. Per quello che mi serve nello scopo in cui me lo porto. Allora, è un coltello di Decathlon della Caperlan. Eccolo qui, l'avrete visto già in qualche mio video presente in i tool, gli strumenti che mi porto per qualche uscita, e questo l'avevo fatto vedere in qualche video che lo porto per scopi alimentari. Però qui adesso lo vediamo, visto che stiamo parlando di economia e di coltelli che per quanto costano possono essere benissimo utilizzati perché hanno delle prerogative molto buone e sinceramente questo mi sento di consigliarvelo. Questo qui è un Caperlan, coltello che si usa maggiormente per la pesca, è fatto per i pescatori, ma io me lo sono preso per le sue doti appunto di resistenza all'umidità, all'acqua, soprattutto anche all'acqua salmastra, all'acqua di mare, perciò si pulisce benissimo e non si ossida manco a prenderlo a calci. Stiamo parlando di un coltello, come ho detto, Caperlan, modello SWKN FLD, una sigla che è un codice fiscale, però tant'è che si chiama così. Coltello in vendita da Decathlon e andiamo un attimino a vedere nelle sue specifiche. Vi do subito il peso perché la cosa che mi piace tantissimo di questo coltello è la sua leggerezza. Pesa 50 grammi, praticamente è un oggetto inesistente nello zaino e inesistente in tasca. Veramente. Non pesa nulla, portarselo appresso è come non portarsi, è come portarsi un coltello di quelli di plastica delle stoviglie da campeggio. Lunghezza del coltello da chiuso è 11 mm, perciò anche l'ingombro è veramente buono, ve lo faccio vedere, sta praticamente nella mano, a me piace anche molto come è di lunghezza che per la mia mano si adatta benissimo. Manico in plastica, perciò un manico che si pulisce, non si sporca, resiste alle cadute, resiste ai graffi, è una plastica abbastanza resistente e indistruttibile. Non è un coltello dotato di blocca lama, ovviamente, o di apertura tant'è veloce, è un coltello con l'unghiatura e non ha un blocco della lama. Adesso apriamo la lama, ha una molla ovviamente, non è un coltello cartellato, perciò il corpo del coltello è il manico di plastica, non ha cartellature ma soltanto la molla di ritrazione, che è una buonissima molla, per aprirlo bisogna tirare e come vedete torna indietro abbastanza con prepotenza, perciò la molla fa una buona resistenza e da questo punto, qui ancora si chiude, vedete rimane aperto. Da qui fino a 90 gradi il coltello rimane in una fase di stallo e poi tac, scatta con una buona ritenzione da questa angolazione circa. Buona ritenzione perché anche se voi lo battete, come vedete, il coltello si riapre e non vi si chiude sulle dita. Posso molti coltelli, tac. Se non hanno una buona molla, vi si chiudono sulle dita. Questo, come vedete, ritorna molto molto indietro con una discreta forza. E questo a me piace.
Andiamo a vedere la lama. La lama è una lama di 8 centimetri in un acciaio che è il 2CR13, perciò un acciaio abbastanza semplice da riaffilare. Ovviamente stiamo parlando, ragazzi, di un coltello da taglio. Coltello da taglio, perciò coltello che si usa per tagliare, per fare dei lavoretti piccolini, non è un coltello da bushcraft, perciò non mettete a prendere o ammazzate o medite che se lo appoggiate su un tronco e date le martellate per spaccare il tronco, perde il filo, si piega, si giancica, la lama non regge, è un coltello da taglio. Arriva con una buona affilatura. La cosa molto particolare è la lama è rivestita di Teflon che protegge l'acciaio dalla corrosione violenta anche dell'acqua di mare. Perciò, come vedete, la parte esposta alle intemperie praticamente è soltanto il filo, quello che vedete chiaro. Il resto, tutta la lama è coperta da Teflon. Per una lunghezza di 8 centimetri, uno spessore di 3 mm, è praticamente una lama che finisce, possiamo dire, a zero, non ha un bisello vero e proprio. È una lama che parte da 3 mm e finisce a zero con questo bevel che è il filo. Perciò è un coltello da taglio. Vi faccio vedere l'interno, quella che vedete è la molla di ritensione, perché le cartelle non ci sono, c'è soltanto la molla di ritensione. Eccola lì, vediamo se ve la faccio vedere. Ecco là dietro il pernetto che quando arriva qui scatta e blocca la lama a pressione. Sentite lo scatto e la lama rimane bloccata. Il corpo del manico è un unico pezzo, l'unica parte dove è questa vite è praticamente il perno di rotazione della lama, ma qui è tutto un pezzo. Coltello facilissimo da pulire se lo usate per il cibo, perché lo potete mettere sia in lavastoviglie sia a lavarlo veramente violentemente, perché non ha parti che ritengono il cibo, essendo questo manico tutto un corpo chiuso, non c'è rischio che il cibo si infila in sottocartelle, in interstizi, perciò una volta che voi lo avete usato, lo sciacquate e lo lavate come una stoviglia, il coltello è molto molto igienico, soprattutto per scopi alimentari. Se state a fare un camping o un'escursione, potete tagliarci il cibo, tagliarci anche del cibo grasso, tipo se fate una piccola griglia e ci tagliate del cibo molto grasso, questo lo pulite al volo perché non ci sono posti dove si può andare a inserire grasso o altri residui. La lama resiste alle intemperie, lo potete lavare direttamente, chiuderlo e buttarvelo nello zaino ancora umido perché questo coltello non si ossiderà mai. La lunghezza totale del coltello aperta è di 19 centimetri. L'acciaio tiene bene il filo per essere un acciaio anche abbastanza scadente, possiamo dire, sì, tra virgolette, ma per l'uso che deve fare è un acciaio che a me va benissimo perché deve fare un uso prettamente alimentare o di piccoli tagli, niente di che, non è che mi deve distruggere Mordor, perciò vedete che taglia molto molto bene. Non ho nulla da dire sul taglio, è un piccolo rasoio. Io, ragazzi, questo coltello l'avrò riaffilato un paio di volte e gli ho dato, magari ogni tanto quando rientro gli do una piccola passata sullo strop per pulire un po' il filo, ma come vedete è un coltello che a me dà molte soddisfazioni, pesa meno di un Victorinox Spartan, perché il peso in totale è quello della lama, perché il manico, essendo di plastica, pesa veramente poco. Qui avete un foro per mettere un eventuale laccetto o mettere qualcosa per appendervelo da qualche parte. E ragazzi, che vi devo dire?
Coltello utilizzatissimo. Io questo qui me lo porto, se di tutti i coltelli che ho, ogni tanto cambio e me ne porto un altro per provarlo, un altro per vedere come va, un altro per provarlo. Questo è quello che mi porto praticamente sempre. È sempre nel mio zainetto insieme a quello che riguarda la preparazione del cibo, perché taglia benissimo. La lama in teflon fa sì che non ritiene neanche lo sporco del cibo, se si ingrassa si pulisce al volo. E che vi devo dire? È leggerissimo. Io ci ho tagliato anche dei legnetti per il fuoco, nel senso che avevo dei piccoli legnetti, li ho praticamente fatti a ricciolini per accendere un fuoco, fa piccoli lavori di intaglio come se fosse un Opinel. Certo, vi ho detto, non ci andate a spaccare la legna perché oltre a essere inchiudibile è su una manicatura di plastica e l'acciaio, insomma, è un acciaio, diciamo, che fa parte di quella categoria di acciai che sono acciai economici. Tengono il filo se si parla di taglio, se ci spaccate la legna, è ovvio che se ce lo mettete sul tronco, gli date due mazzate per entrare dentro al tronco, poi dite, ma non mi taglia più, grazie a sta beata minchia, perché è un acciaio economico e serve per il taglio. Io questo qua lo posso tagliare tutto il giorno, il filo non lo perde, se tagliamo del cibo o altre cose del genere, continueremo tutto il giorno. Perciò vedete un po' voi come interpretate l'uso di questi coltelli. Io i coltelli li uso in base a quello che non possono fare, a quello che mi servono. Questo è un coltello che mi serve per mangiare, perciò quando me lo porto in esterna è come se mi portassi un coltello, una stoviglia. Sicuramente non ci vado con un coltello da cucina a cioppare i tronchi. Però, come ho detto, ognuno se la interpreta un po' come vuole. Questo aggeggio costa 6 euro. 6 euro, ragazzi, è veramente niente. Posso dirlo? Sì. Poi, come al solito, mi direte: sì, ma con 20 euro ti prendi. Sì, mettiamo caso che io i 20 euro non ce li ho e ho 6 euro. Con 6 euro ti prendi questo. Poi, con 20 euro in più, mi prendo quello. Con 30 euro in più, mi prendo quell'altro. Con 250 euro in più, mi prendo un Foxcore. Grazie, sì. I conti li sappiamo fare tutti, però se mi serve un coltello da spendere solo 6 euro perché non mi va di spendere 30, con 6 euro vi prendete questo che è un coltello duraturo, durevole per compiti di taglio, taglio di cibo, taglio di altre piccole cose, taglio di un cordino, taglio di un filo per la pesca. Sono un pescatore e pulisco il pesce immediatamente come l'ho pescato, poi sciacquatina e questo è pulito. Per quello che deve fare, per il prezzo che va da Dio. Io mi ci trovo da Dio, è praticamente il coltello da posata che mi porto da tantissimo tempo e vi dico di la verità, ho usato più questo che certi altri coltelli che mi ero fatto appositamente per portarmi come coltello da posata e alla fine uso più questo che gli altri coltelli da posata. Avevo preso due Victorinox, appunto, i chiudibili, quelli da tavola da posata, e vedevo di me porto più questo perché è più comodo e me lo trovo meglio in mano. Cioè, qui ho questa piccola guardia che mi permette di stare sicuro. Ha una zigrinatura sul manico che mi dà anche una bella presa solida. Qui, come vedete, ha un'altra piccola sporgenza che mi chiude la mano da quest'altra parte, e anche se devo tagliare in modo un po' più importante, questo qui fa sì che il coltello mi rimanga, anche se bagnato, umido, unto, bello saldo sulle mani, cosa che non fanno quegli altri coltelli che avevo preso della Victorinox, che hanno un manico liscio e quando si sono unti un po' sporcati, se devo fare un pochino così, mi scivolano. Tutto qua. Perciò Caverlan SWKN FLD di rivenduto da Decathlon 6 euro, approvatissimo. Ciao ciao.